Ciao a tutti. Ben ritrovati amici. Siamo tornati nella terza parte di The Legend of Zelda Twilight Princess. Comunque, Mr. Mega Sunshine e l'ignoto che oggi io iscrivo. Bene, giusto. Oggi voglio iscrivere perché ignoto è un po'... Finalmente farò la mia pagina YouTube, per così dire. No, pagina YouTube. Salteremo l'introduzione poiché sennò la nostra telecamera non ha abbastanza memoria. Ma che cavolo, abbiamo 85 minuti. Sì, finita, però... per i nostri video abbiamo molto abbiamo bisogno di molto spazio, ecco. Sì, però sì. Comunque adesso mi hanno dato il limite, non so più il limite di tempo. Prima era 15 minuti, adesso posso stare anche un'ora. Bene. Perciò. Magari si fa finire presto. Allora, prima di parlare non prende tutta la schermata. Oh, beh, fa niente, ma... non è un problema. No, adesso sì. Ok. No, allora, No, prima dobbiamo chiamare Pone per sistemare le capre nella fattoria e prima di partire per Hyrule e finalmente potremo andarcene a questo villaggio. Dai, sbrigati. Ok, una si è arrabbiata. Oh, tu. Dov'è? No. Comunque non perdiamo tempo, abbiamo solo... pochi minuti a disposizione. Bene, 30... beh, il tempo è limitato, però... però dobbiamo velocissimamente... oh, bene, sono radunate tutte. Buono. Fate dentro. Potete sentire le capre che belano. Belano, che bello. Che bello, le capre belano. Ok, un'altra. Ma perché mi caricano? Chi è? Sì? Chi è? A voi la capra più scema del mondo. Col salame beretta più scemo del mondo. No, che salame? Con le capre non si fa il salame. Con le capre si fa il formaggio di capra. No, lo so, però, cioè dico, con la carne di capra si fa? Carne di La grande questione, amici miei, nei commenti scrivetemi. Esatto. Che cosa fa la carne di... che carne fa la capra? Non rispondetemi la carne di capra perché ci ha tentato l'ignoto. Esatto. Carne di capra, sì, esiste. Sì, però come si chiama esattamente? Carne di capra. Penso. Comunque abbiamo già sciupato 2 minuti. Sì, per queste ciule qua. Yeah. Oh. Top. I cornuti sono del loro posto. I cornuti. I mono cornuti perché. sapevo che era in forma, ci ha messo 0,59 meno 2. In che senso, scusa? L'altra volta erano 10 capre, adesso sono 20, ci abbiamo messo 59 secondi in meno. Cavolo! Cavolata! Comunque. Adesso sì che possiamo partire per Hyrule. Ovviamente non possiamo andarcene con questa spada qua. Esatto, ci vuole una spada più potente. E la spada più potente che si trova ovviamente qui al villaggio Tauro. Iria. Oddio. Questo addirittura le corna nel naso. No, sono i baffi. Sono i baffi, sembrano le corna, ma sono i baffi. Vuoi leggere tu? Ehi, Link, già finito di lavorare, che ragazzo efficiente. Metti davanti in AD e viene fuori il nome del capovillaggio. L'efficiente. Devo rappresentare per la famiglia reale, pronta, devi prepararti a partire. Lo sai che si tratta di un oggetto prezioso che è stato ordinato direttamente dai leali di Hyrule? Sarebbe ridicolo se il rappresentante di Tauro si facesse attendere.
Forse dovrei affrontare un cammino impedio, ma mi raccomando, occupa tu di Link. Ehi, ma... No, era lei che parlava. È ferito! Cosa è successo? È ferita! Link, hai esagerato di nuovo con Epona. Dai, non c'è bisogno di arrabbiarsi così. Papà! Non può passare sopra una cosa del genere. Come capo villaggio tu dovresti essere il primo a far rispettare le regole locali. Guardate, poverina. Adesso ti porto alla sorgente della foresta. Vedrai che l'acqua della sorgente dello spirito ti farà guarire la ferita. Quindi se ci puccio il capo villaggio non mangerà più tante torte. Beh. Poi non faremo mai in tempo col sinello. Duno. Cavalca il capo villaggio. Cavalca il capo villaggio. È un maiale che scorrerà un pochino. Si possono cavalcare i cinghiali però. Appunto. Adesso dobbiamo andare alla sorgente della. La sorgente sacra. Ma questo è il tuo villaggio? Sì. No, mio, magari posso dire un villaggio così. È il villaggio in cui abiti. Ah sì. Questa è la mia casa. Non questa. Scommetto che questo è ancora un bambino. Sì. Con la O. Sì, un bambino. Link, come andare lei? Una bambina ancora. Anch'io, ma quelli lì, allora andiamo insieme. Dove fanno i bulli? Sì, ti aspettavo, sai Link? Io mi sono divertito da morire, abbiamo anche preso una scimmia. Avrei voluto far vedere anche a te, Bippo. Non era la scimmia che aveva preso te? Ah, col Link. Hai spifferato tutto papà, vero? Grazie a te papà ci ha fatto una romanzina che non finiva più. Vuoi andare a trovare Iga, vero? Io non ti farò passare. Senti Link, devi darci la spada di legno. Se io avessi avuto la spada di legno, ce l'avrei fatta anche da solo. Solo. Quindi fai bravo e dammi la spada di legno, capito? No, non mi dispiace. Ale. Vedono questo bambino drogato ucciderà la gente del paese. E con questa ora vedranno. Ah, perché prima non ci vedevano. Eh no. Ah. Link. Grazie. Quelli miei mi fanno veramente innervosire. Momola un Falcon Punch. Immagini. Il bambino che va Falcon Punch. Spedisce il bambino piccolo là. C'è una cosa che vorrei tanto imparare da te. Vorrei imparare a cavalcare. Ok, sali. Vabbè. E la bambina di più serve. Ok, questa era non era previsto. No, decisamente no. Scusateci, ma abbiamo giocato quasi per un'ora ininterrottamente a Super Smash Bros. Brawl. Siamo potete capirci. Ma perché non potevo riuscire a trovare la... Mai! Vabbè. Questi uletti sono di dolore perché picchiano adesso su dei sassi. Non vi preoccupate. Mio. Mica è sua mamma. La magnificenza di Link. Ti immagini come Findiero Brian? Aspetta, dov'è Findiero? Non lo trovo mai. Ma dai, non trovo mai il cunicolo, dov'è? Ma dai, non riesco mai a trovare sto cunicolo, è sempre nascosto lì dietro. No, veramente, giuro, non riesco mai. Dov'è? Oh, ma... Oh! Una rupia.
Berne. Si pulisce pure i vestiti. Sì, eh. Non so cosa faccio adesso, una cosa del genere. Ma Colin, vabbè. Sto a passare le parole in fretta. Tanto non sono le parole, sono più i fatti che adesso accadono. Esatto. Muove la bocca senza... Ok, adesso è la scena più figa del momento. So che è cattiva, però. Ma che sfigato che è. Quelli lì, per chi non lo sapesse, sono i Mokoblin. Questo è il capo di tutti. Che non è cattivo in realtà. Poi alla fine lo vedremo, però proprio alla fine, la battaglia finale. Ci aiuterà. Comunque, adesso per adesso. I don't know. Vocale. Meno male che fa tutto lui. Il crepuscolo. Questo è il portale del crepuscolo che sta invadendo tutto il mondo. Non è interessante per Link. Altri forze si accendono. Illumina il mostro e fa trasformare Link. Indovinate in cosa? Avete indovinato? Morto, basta. Cioè, tutto sto casino per... Altri forze sempre lì. E adesso... Questo è delle tenebre. Sì, e questa qua è... Quello era Gandalf. No, quello lì. Era Midna. Ah. L'aiutante di Link. Le salviamo. Ricordatevi una cosa, la fatina più serena. Adesso sarà una cosa abbastanza stressante, perché anch'io avevo provato questo pezzo di gioco e è una cosa veramente stressante. Se facilmente, guardate, facilmente, come si dice, irritabili, non comprate questo livello. No, non comprate questo gioco. Ah, beh, questo livello bisogna per forza farlo. Comunque. Beh, fatelo fare a qualcun altro, casomai. Pure io sono riuscito a superarlo. Tira fuori un coltello! No. Ciao! Ti ha spaventato? Di poco terrorizzato, perché mi impauriti. Peccato.
A dire il vero pensavo di aiutare. E dire che pensavo di aiutare. Bravo, a me ciò che mi caratterizza gli esseri umani è la sincerità. Ma tu non sei più un essere umano, sei la bestia. Dimmi. Stai cuccia buono, non mordere, eh? Sciogliamus. Falcon! Punch! Sciogliamus. Non te l'aspettavi? Allora, sai dove siamo? Allora, Midna è buona perché ci aiuta, ma bastarda perché... Ecco. Cioè, gli enigmi dobbiamo risolverli noi. Cioè, lei sta lì, ci incita, capito? Cioè, lei è bella e beata. Se riesci a uscire ti spiego dove sei. Allora, Midna è sempre lì che ci stressa, ma non facci caso. Avete tutta la calma e tranquillità. Comunque, io mi ricordo dov'è. Guardate un attimo il posto intorno e provate a pensarci. Che cosa? Dove? L'uscita. Ah. Come potete dietro... vedere... Come potete vedere... Ah, è okay. Impossibile sfondare il cancello. Impossibile sfondare tutto. Eppure c'è un'uscita. E dov'è? Ecco lì! Eh? Che genio! Oh, dov'è? Dov'è? Oh ma... Qua sotto ci doveva essere mica... Ah, ancora qua. Istinto... Ah, ok! No, perché bisogna scavare quel tasto sotto, non mi ricordavo come si scavava. Comunque... Eccoci qua. Non sei così, poi così stupido allora. Ascolta, siccome mi sei simpatico, ti tirerò fuori di qui. Ma in cambio devi fare tutto quello che ti dirò. Ah! Se hai qualcosa da chiedere, basta che chiami con... Tutto chiaro? Avanti, in marcia! Ok. Adesso, io andrò abbastanza veloce. Voi cercate di, diciamo, seguirmi. Comunque, l'uscita è di là, e me l'ho già dimenticato. Ah no, è qua l'uscita. Ah no, ok, adesso no. Scusate, aumento la luminosità dello schermo perché è veramente scadente. Perché se non aumentate la luminosità dello schermo... In questo livello avete... è come essere bendati. Ecco, sì. Allora, adesso... Questo livello è abbastanza stressante per quelli che soffrono di claustrofobia. Ah, giusto, vero. E di naso, perché puzza di veleno. Veramente siamo delle funi. Urca. Dunque. Ti mostro una bella cosa. Avrei capito che quando ti trasformi in una bestia hai la sensibilità particolare. Prova a premere destra o sinistra per usare l'istinto. L'istinto è molto utile perché ci permette di guardare le anime dei soldati che a volte ci dicono qualcosa utili e qualcosa inutili. Era l'anima di un soldato, non sarà mica una categoria di quel mondo, saranno anche altre anime che si aggirano nei paraggi. Usa l'istinto con destra e sinistra, magari poi ti possono dare qualche informazione interessante. Invece non è proprio vero che ci danno informazioni interessanti, tutt'altro. Potrebbero magari dire la storia del castello che non ci ne frega niente. Ci sono bastardi che... Porca miseria. Cioè, solo hai una planta per dire tutto quel casino lì. Ok, adesso devo tirare giù sta leva. Attivare la porta, diciamo, questo cancello che attiverà i condotti della fogna. I condotti della fogna spareranno fuori acqua, che ci permetterà di andare a nuotare, di superare un nuoto questo posto dove sono i punti, diciamo. Ecco lì, c'è un bastardo. Questa è un'anima. Allora,
Adesso Mitra ci vorrà ancora mettere la prova. Di qua, di qua. Vai, ti aspetto, però cerca di ragionarmi in fretta. Mitra non è grande. Tanto Mitra ha già finito il gioco, quindi inutile. Quindi. Adesso le acque si leveranno. Ecco, quegli stelletti qua servono a prendere fuori energia quando non abbiamo. Scusate, non parliamo molto perché siamo stanchi. Un'ora di Super Smash Bros. Brawl. A 100, si vedrà già 90. A 90 nemici ci hanno ucciso. Mi hanno ucciso, diciamo. No, ci hanno. Che a me. Ah, comunque, questo qua era d'obbligo. Questo sbagliare questo pezzo qua. Adesso invece dovremmo fare la cosa giusta. No. Questo non era d'obbligo. Scusateci, ma. No, scusate me, perché tu non c'entri niente, anzi sei abbastanza bravo a commentare. Poi siamo anche giù perché è lunedì. Lasciamo perdere. Come avete capito, Mr. Mega Sunshine ha già finito questo gioco. Sì. Quindi se potresti dirgli come saltare. Ah, ok, allora in pratica Midna, voi parlate con Midna, fate per parlare con Midna, lei andrà sulla pedana e la puntate con Z e schiacciate A. Bene. Non è difficile. Ecco, questa è una parte abbastanza critica per chi soffre di vertigini. Oh! Stavo scordando. Adesso. Questa è l'uscita. Finalmente. E siamo già a 22 minuti. Dai, datemi almeno un cuore. No. Ok. Come vedete qua piove. Sì. Sempre perennemente. Anche l'altro. Era lunedì, giusto? No, oggi è venerdì. Oggi è venerdì. Era mercoledì, sì, era mercoledì, stiamo facendo la battaglia finale. Prima pioveva. Castello, pioveva. Sì, sempre una pioggia perenne che non finisce mai. Perenne. Mi ha fatto uscire finalmente. E guarda il cielo, sì che. Bella roba. Qui non c'è molto da saltare, tanto è. Il ponte è tutto intero, qualche gradino disfatto, ma niente di grave. Io ho paura dei mostri. Ho un cuore. Sembra che. Ora è. No, ti prego, no. No! Sono le arpie. Sì, tipo arpie, però sono bastarde. No! No! No, non so. Fortuna che dobbiamo fare la guida noi, eh. No, vabbè, abbiamo fatto il castello di una velocità impressionante, potevamo anche permetterci di morire. Siamo talmente. Fantasticanti. Oh, meno male, dai. Mettiamo. Beh, dai. Tre vite, tre cuori. Ok, adesso me la pagano. Ma veramente, basta. Uno. No. Ma non così. No. Beh, dai, due cuori. Possiamo. No. Questa non era.
E basta. Non era un colpo corretto. No, sì che era corretto. No, che quello tornasse in vita. Ah. Ah! Via, ci abbiamo i colpi che sono il cagno, via. Ce l'abbiamo tutti dietro di noi. Via. Ah. Via! Sì! No! Ah! Yeah. Oh, via. Via! Oh, non è più questo non aspettarci. Oddio, mi incappucciato. Sì. Speriamo sia umano. È bello. No, dico è bello. Quello lì incappucciato. Ah. Molto anche. È Zelda. Sì. Ah. No, non sono mica scemo. No, nel senso. Peccato sia solo un videogioco. Mitra. Il cane, yes! Fichi, ti ricordi di me? Era questa la persona che cercavi. Forse sì, forse no, chissà. Boh. Togliti il cappuccio! Ti abbiamo catturato, vero? Sì. Sì, te lo togli. Yeah. Mi dispiace, non mi tolgo il cappuccio. Sì. No. Adesso ci racconto tutta una storia. Io mi siedo perché sono in piedi. Dai, abbiamo ancora 53 minuti. Qua che lo stai arrivando Gandalf? No, il suo secondo. Il secondo. Perché ti vedi? Sì. Eccomi. Scusate, voglio non fare gli eroi in tutti i videogiochi o film che siano, ma poi vengono sempre sconfitti. I cosiddetti secondari. Sì. Questo è un marocchino che vende tappeti. No, è Zan. L'usurpatore. È impressionante. Questo fuma. Sì. No, è Link. Questo fuma. Anche nel gioco, cioè con l'erba. Per quello che ha tanta vita poi. Per poco tempo però ce l'ha. Oh, non lo facciamo noi, non fatelo voi, eh. No. Perché facendo così mi rovinereste solo la vita. No, vi dire. Per invece migliorare la vostra vita comprate questo gioco. Ecco, no, oddio, allora. Quelli un po' nervosi che... Non è molto affidabile, diciamo. Sì, diciamo, sì. Soltanto per quelli a cui piacciono le ragazze.
e quelle a cui piace l'avventura e hanno pazienza. Piacciono ragazze belle. No, questo gioco è anche molto lungo. Molto lungo. Lungo, e... che cacchio c'è? Sì! Come vedete anche la ragazza si è eccitata. Cavolo. Per chi non lo sapesse, Zelda si mette il cappuccio quando il regno di Hyrule è stato sconfitto. È una caratteristica di Zelda. Oh, ma anche Midna non è brutta alla fine quando si trasforma nella principessa del crepuscolo, eh? No, non questa, adesso fa schifo. Lupo guarda perplesso. Ragazzi, si è perplesso, estasiato o eccitato? E sta perplesso e sta perplessato. Sì, potrebbe anche darsi. Ti attacco, no scherzo, dai. Adesso stanno arrivando le guardie, io mi rialzo in piedi perché se no non vedo. C'è una chitarra in quella sacca. Sì. Se vuoi te l'accordo. No, no, la saprei anche suonare volendo. No, no. Crompi. Ti immagini no? Al posto di scatole palle. In un gioco c'è della PS3, mi sembra, un mio amico c'ha un gioco dove c'è devi fare la guerra con gli altri. A un certo punto c'è un soldato che dice: sai costruito macchina, coprimi il culo. Sì. Ti giuro, eh. Dovrebbe essere Jack. No. Uncharted. No. Call of Duty Modern Warfare 2. Non mi ricordo come si chiama. No, non ha capito. Comunque, siamo ben 32 minuti di video. Questo filmato ve lo gustate bene? Se avete 10 modo... ore di carica. Se avete voglia di starci davanti comunque, perché 32 minuti sono una somma ragionevole. Questo è urla. Era Midna che... troppo grande Midna. Non può trasformarsi in Zelda, no? Chiedere troppo, eh? Sì. Comunque, adesso interrompiamo il video e ricominciamo subito, perché 30 minuti di video sono veramente troppi. Troppi, molto. Troppi. Vabbè. No, comunque ci sarà il video dopo questo tempo di qualche minuto. Comunque adesso faremo no, qualche minuto. Qualche minuto. 20 minuti anche. Cioè, sì, vabbè, la quarta sì. Parte. Comunque, adesso vi spiego brevemente io perché non ho tempo di farvi leggere. Adesso questo villaggio tavolo è stato avvolto dall'aura del crepuscolo. Per poter, diciamo, ridare la propria luce al villaggio tavolo, bisogna raccogliere bisogna ammazzare gli insetti della luce che si trovano con l'istinto e mettere le gocce di luce nel goccioliere che ci dà lo spirito della fonte sacra. Beh, comunque ora finalmente un minuto di riposo. Ciao a tutti raga, salutato anche lui. Bene, l'ignoto vi dice addio per questo Minuto di riposo.